Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. La feria di Pentecoste di Nîmes. Martin Scorsese ospite alla Casa del Cinema di Roma. La delusione della Roma per la finale dell'Europa League. Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione del TGZ da Silvia Andreozzi e Valeria Berbaro. Si intensificano gli attacchi ai civili ucraini, mentre Italia e Stati Uniti si impegnano per nuovi aiuti militari. Gli aggiornamenti nel servizio di Leonardo Pini. Un raid aereo di qualche ora in mattinata, la strategia russa colpisce ancora i civili e i centri abitati, causando 14 feriti e la morte di un bambino di 11 anni. Lo scontro militare si accende dalla distruzione di Bakhmut. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky punta su Odessa. È assolutamente una nostra priorità, ha dichiarato. Nelle prossime settimane in Ucraina arriveranno anche gli aiuti militari inviati da Italia e USA, i primi che dovranno passare dal voto parlamentare e i secondi che invece sono già sulla loro strada. L'esercito russo si concentra sulle regioni di Donetsk e Luhansk, ma deve far fronte anche ai bombardamenti ucraini a Belgorod, città russa dove i paramilitari della Legion of Freedom continuano ad attaccare. Un fuoco incessante, l'ha definito il governatore della regione. Oggi, intanto, Zelensky è atteso a Chisinau in Moldavia per un vertice con i leader politici ed economici europei. La Camera Bassa del Congresso brasiliano ha approvato martedì notte una legge che limita il riconoscimento dei territori delimitati come riserve indigene. Ambientalisti e difensori dei diritti umani valutano la decisione come risultato della pressione delle lobby agricole. Il voto del Congresso è stato preceduto da numerose proteste portate avanti da esponenti delle popolazioni indigene che hanno bloccato le autostrade intorno a San Paolo, dando fuoco a pneumatici e lanciando frecce. La polizia ha risposto alle proteste con lacrimogeni. I gruppi di indigeni hanno annunciato una settimana di proteste di fronte al Congresso nella capitale Brasilia. Affinché la legge entri in vigore, serve ancora l'approvazione del Senato e la ratifica dell'attuale presidente Lula, che potrebbe anche decidere di porre il veto sulla norma. Si è conclusa la feria di Pentecoste a Nîmes. È andata per noi in Francia Caterina Di Terlizzi. Vi sembra di essere in Spagna? Invece no, siamo a Nîmes, città nel sud della Francia fondata dai legionari romani e per questo soprannominata la Roma francese. Ogni anno, in questi 6 giorni di festa, la cittadina accoglie oltre 1 milione di visitatori da tutto il mondo. Protagonista assoluto poi è l'anfiteatro romano, dove dal 1853 si svolgono i combattimenti uomo contro toro. Tra le mura dell'arena, alle 18:20, iniziano a prepararsi i picador e i valorosi matador. Poi l'entrata in arena, il pubblico li attende e inizia la danza con la morte. Colosseo accessibile, inaugurato il nuovo ascensore che permette l'accesso anche a chi ha difficoltà motorie. Ce ne parla al Wall Elena La Stella. Vi immaginate se si potesse entrare al Colosseo con un ascensore? Da metà giugno sarà possibile accedere al secondo e terzo ordine della cavea attraverso l'ascensore panoramico. Da oggi il Colosseo è ancora di più patrimonio dell'umanità, lo ha detto il ministro della cultura San Giuliano alla cerimonia di inaugurazione. La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dall'Orchestra Italiana del Cinema, che ha anche sostenuto le spese di realizzazione dell'elevatore. Infatti nel 2018, in occasione della proiezione del film Il Gladiatore all'interno dell'Anfiteatro Flavio, il presidente Marco Patrignani ha dichiarato che avrebbe sostenuto le spese di realizzazione dell'elevatore. Il tema centrale del progetto è proprio l'accessibilità fisica e culturale. Infatti, persone con disabilità motorie potranno finalmente accedere al secondo e terzo ordine della cavea e saranno presenti anche mappe tattili e di facile consultazione. Martin Scorsese alla Casa del Cinema di Roma per inaugurare Carta Bianca, la rassegna di 5 coppie di film curata dallo stesso maestro. Sono andati per noi Silvia Stellacci e Lorenzo San Germano. Il sole è ancora alto quando il teatro Ettore Scola della Casa del Cinema inizia a riempirsi di giovani donne e uomini. Sono tutti in attesa del maestro Martin Scorsese a Roma per presentare Carta Bianca, la rassegna da lui curata, in scena fino al prossimo 4 giugno. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lo accoglie e lo presenta sul palco, dove, insieme al presidente della Fondazione Cinema, Gianluca Farinelli, il regista racconta le grandi ispirazioni della sua opera. Scorsese arriva nella capitale dopo aver presentato fuori concorso a Cannes il suo ultimo film, Kill
Killers of the Flower Moon. Sul tappeto rosso lo accompagnano DiCaprio e De Niro, protagonisti anche di quest'ultima storia, che parla del massacro dei nativi americani della Osage Nation perché colpevoli di vivere su un territorio ricco di giacimenti petroliferi. Il sodalizio artistico tra Robert De Niro e Scorsese nasce però nel 1973 proprio da Mean Streets, l'opera presentata dal regista alla Casa del Cinema. Nella sua rassegna il maestro associa 5 dei suoi più grandi capolavori ad altrettanti di altri grandi registi, con l'intenzione di far conoscere la storia del cinema, soprattutto a chi per ragioni anagrafiche non ha ancora avuto occasione di conoscerla. And that's why I coupled some of these films, because I want you to see them who haven't seen them. È per questo che li ho scelti, perché volevo che voi veniste a vederli. E da Scorsese al cinema in piazza a Roma, la Fondazione Piccolo America ha annunciato il programma di proiezioni estive nelle 3 arene di Piazza San Cosimato a Trastevere, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. 92 proiezioni, di cui 3 al cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive. Si inizia domani sera con il film Ennio, presentato dal regista Giuseppe Tornatore insieme a Gianni Morandi, e fino al 16 luglio saranno numerosi gli ospiti italiani e internazionali. Arriveranno a Roma anche Ari Aster, promessa del nuovo cinema horror, e Darren Aronofsky, apprezzato autore statunitense. Ci sarà occasione per riscoprire i film di Ingmar Bergman e quelli di John Landis, e per gli spettatori più piccoli, come sempre, sono in programma numerosi film di animazione, perché il cinema, soprattutto in piazza, è di tutti. E rimanendo in tema di inclusione, diritti di genere e cambiamento climatico, che sono i temi dell'Agenda 2030, saranno rappresentati in un murale che decorerà una scuola di Roma nel quartiere EUR, il servizio di Federica De Lillis e Giulia Moretti. 15 metri di lunghezza e 3 di altezza per raccontare in lunghi corridoi dell'Istituto Orsa Maggiore di Roma gli obiettivi dell'Agenda 2030 attraverso la street art. Un linguaggio artistico spesso demonizzato che diventa mezzo di inclusione scolastica e apertura verso il territorio. Abbiamo praticamente trasportato sul muro i disegni che i ragazzi hanno fatto. L'uguaglianza di genere, molti avevano puntato sul clima, quindi c'è il clima, c'è l'unione che serve per raggiungere un obiettivo, quindi le formiche che portano il cibo e costruiscono insieme qualcosa, ci sono gli animali che salvano il mondo. I ragazzi hanno risposto magnificamente, sono entusiasti, vedono crescerlo man mano e lo sentono sempre più loro. Sono stati infatti 110 ragazzi che hanno partecipato al concorso. Dalla sintesi dei progetti presentati, Tino e Tommaso hanno creato il murales. Gli artisti hanno fatto un lavoro eccezionale, sono riusciti a creare un elaborato inclusivo. Inclusivo anche grazie a questo disegno. Elettromondogramma, si è rappresentato un mondo un po' sballato. È stato un po' il battito di vita che ha animato tutto il nostro murales. Nella notte della finale di Europa League, i tifosi giallorossi hanno invaso le strade e i quartieri simbolo di Roma. Le immagini nel servizio di Dario Artale e Leonardo Aresi. Questa è quella vera di bandiera, Roma Club Testaccio. È la vera bandiera questa. Roma 1, Siviglia 0. Dybala! Adesso dove andiamo? Andiamo a Garbatella, dai! Pallone messo al centro, sono andati a vuoto tutti. E mentre noi siamo fermi al semaforo di via del Porto Fluviale, proprio a metà esatta tra Testaccio e Garbatella, ha pareggiato il Siviglia. Siamo arrivati alla Garbatella, dove la partita si vede in questo piccolo ristorante. Che dovrei sapere. Dio. Oh, Manu. Torniamo a casa anche noi, come tanti romani, tifosi della Roma, che stasera hanno rivissuto l'incubo di perdere una finale europea ai rigori. Roma-Siviglia verrà comunque ricordata per essere stata la partita più lunga nella storia del calcio. Mentre adesso la città giallorossa, il Circo Massimo, è vuoto. O quasi.
Nasce Sky Spaces, l'esperimento di un informatico americano per innovare l'esperienza di ascolto dal vivo sui social. Ne parliamo al World Socialize con Alissa Balocco. L'idea è nata un mese fa da uno sviluppatore 29enne dell'Alabama, Justin Watson. Sky Spaces è una piattaforma, al momento ancora in fase di test, che permette di fare esperienze audio dal vivo, cioè di ascoltare musica, podcast, di fare o di partecipare a qualsiasi tipo di diretta audio dal vivo attraverso l'uso di Blue Sky, uno dei tanti social network che sono emersi come alternativa a Twitter. E proprio la struttura centralizzata di questa piattaforma è, secondo Justin Watson, il punto di forza che permetterebbe a Sky Spaces di diventare un social audio di successo, contrariamente a ciò che sta succedendo a Spotify o a Clubhouse, che trattano con sempre meno attenzione le loro possibilità di intrattenimento audio. Nel frattempo, comunque, Sky Spaces sta avendo un buon successo. Musicisti, produttori e podcaster hanno già tenuto diversi concerti, diverse stanze, con un buon successo di pubblico. Il sogno di Watson sarebbe ovviamente quello di permettere a Sky Spaces di integrarsi con altre piattaforme come Discord o Twitter Spaces, ma naturalmente questo dipenderà molto da Blue Sky, della sua capacità di diventare abbastanza grande da attirare l'attenzione di grandi piattaforme. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo di continuare a seguirci sui nostri profili social e sul sito zluis.it, dove troverete anche l'ultimo numero del nostro periodico A Tema Rete e dove è ancora disponibile il numero interamente creato dall'intelligenza artificiale A Tema Esperimento. Un saluto da Valeria Verbaro e Silvia Andreozzi.